Abbiamo raggiunto Giovanni Biondi, responsabile della preparazione fisico-atletica delle Zebre. Ciao Giovanni, Zebre che hanno ripreso ad allenarsi lo scorso 12 luglio. Come hai ritrovato le Zebre dopo le 4 settimane di sosta? 4 settimane di sosta direi alquanto utilissime e obbligate, nel senso che la stagione scorsa, come tutti sappiamo, è durata praticamente 13 mesi, perché con lo stop del campionato precedente causa emergenza sanitaria abbiamo lavorato in modo inusuale per tanti mesi. Abbiamo finito il 12 di giugno, 4 settimane sono state uno stop assolutamente necessario. I ragazzi li ho trovati comunque con la voglia di fare una bella pre-season e di ricominciare a muoversi. Su cosa state lavorando in queste prime settimane di pre-season e che differenza c'è rispetto alla preparazione della passata stagione, che ha visto gli atleti tornare ad allenarsi dopo la quarantena dovuta al Covid? La scorsa stagione è stata una programmazione completamente diversa, per i motivi che ovviamente potete capire. Quest'anno è tutto un pochino più ristretto e corto. Il 24 di settembre iniziamo col nuovo campionato, è tutto un pochino più corto. Il mese di luglio è stato concentrato, nelle prime 5 settimane di lavoro, su un grande lavoro di volumetria di pesi, forza e ipertrofia. Un bilancio su queste prime settimane di allenamento? Vorrei rispondere a questa domanda alla fine della prossima settimana, che sarà la più dura delle 5. Un ottimo lavoro in senso di qualità e di volumi. Stiamo spingendo tanto, questa settimana finisce con una seduta a gambe oggi molto pesante. Molto bene. Dopo Ferragosto sappiamo ci sarà una pausa, una settimana di pausa. Come avete impostato il lavoro fisico-atletico in queste settimane dal 12 luglio in avanti, che ci accompagneranno alla prima di campionato che, come dicevi, è in programma a fine settembre? Luglio è stato improntato sulla sala pesi, accelerazione e velocità anche attraverso il rugby. Il rientro dopo la settimana con qualche giorno di riposo sarà molta più impostata sul rugby, e là faremo anche dei volumi di corsa con la palla molto importanti. Come ogni anno sono stati svolti i consueti test estivi. Qual è il loro obiettivo e che dati avete tratto da questi test? Il loro obiettivo è, per il gruppo consolidato della squadra, che comunque abbiamo da qualche anno, non è nient'altro che una conferma del loro stato di forma. Sono atleti che conosciamo già e i test diventano una routine annuale. Prendono molta importanza queste valutazioni iniziali per il numero di gruppo giovani che abbiamo inserito, che si sta anche, come dire, entrando piano piano in rosa. Lunedì avremo l'arrivo dei due ragazzi che hanno fatto il selezione under 20. Stiamo aspettando i ragazzi dell'Accademia, quindi facciamo test continuamente, e l'obiettivo primario dei test è conoscere i ragazzi e azzeccare per loro una programmazione più corretta possibile. Con l'ingresso delle sudafricane nel torneo e l'innalzamento del livello del ritmo, del gioco e della competitività, su quali dettagli della preparazione fisico-atletica vi state maggiormente concentrando? E su questo punto eravamo già, dico, filosoficamente pronti l'anno scorso, perché poi le sudafricane non sono entrate. Avevamo già accennato qualche principio di cambiamento, che sicuramente contro le sudafricane, queste quattro grandi squadre con atleti voluminosi, come possiamo dire, ipertrofici, grandi, massivi, che basano il loro lavoro sull'uno contro uno, sicuramente anche noi abbiamo plasmato leggermente quello che era l'impostazione, semplicemente di agilità, di velocità, di avere giocatori sì duri ma agili e veloci. Quest'estate, con la conferma di questo ingresso e con questa bozza di inizio campionato, forse non è ufficiale, ma si parla di giocare contro di loro probabilmente già dal primo gruppo di partite, il lavoro in palestra ha aumentato di importanza. Facciamo un punto sull'infermeria delle Zebre. Come sta proseguendo il recupero degli atleti infortunati e quando li rivedremo in campo? Abbiamo ragionevolmente tante chirurgie fatte tra il fine stagione e il periodo di stop. Dal punto di vista medico sono tutte informazioni che arriveranno nelle prossime settimane. Posso dire che, per quello che so oggi come aggiornamento, tutti i tempi medici si stanno infilando nel miglior modo. Zilocchi tra qualche settimana potrebbe iniziare il lavoro di ricondizionamento a contatto con noi preparatori. Rimpelli è giusto indietro 4-5 settimane a lui, quindi direi che potremo vederli in campo entrambi fra ottobre e novembre. Buon figlio
più o meno agli stessi tempi di Rimpelli, la Luif è rientrato nel gruppo a pieno in tutta la pre-season, Giulio Bisegni anche, aveva già finito la stagione scorsa in ottima condizione. È stata anche una scelta conservativa non farlo giocare le ultime partite della stagione scorsa. Abbiamo anche la chirurgia al polso del nostro centro, di Lukin, lì è una chirurgia un po' particolare, non abbiamo grosse novità di rientro a breve nei lavori di contatto, ha iniziato a correre da pochi giorni e si sta ricondizionando. Nel gruppo c'è anche Venditti, che non è una chirurgia ma ha finito la stagione scorsa con il suo club di top 12 con qualche acciacco, ha ricominciato in questi giorni a fare un po' di rugby con il gruppo, sta facendo un lavoro di fisioterapia e di preparazione atletica ragionevolmente un po' a parte, altamente personalizzato. Ci sono ottimi segnali che sia in grande forma tra qualche mese. Un'ultima domanda, Giovanni, quali sono gli obiettivi e le sfide che tu e il tuo staff di preparatori vi ponete per quest'anno a livello di squadra ma anche personale? I nostri obiettivi come linea di preparazione fondamentalmente non cambiano rispetto a quello che sono i miei 5 anni passati. Restiamo una franchigia federale, restiamo le Zebre, restiamo con un profilo primario, la mission primaria di dover crescere i giovani e far sì che siano sempre più pronti per il rugby di alto livello e per fare il meglio possibile con la nazionale. Quindi io vedo una programmazione per i giovani a lungo termine, vedo che questo campionato ci debba servire per farli crescere. E il nostro lavoro di preparazione atletica come programmazione è basato veramente su questo principio, che rispecchia tanto la mission delle Zebre. In bocca al lupo, Giovanni. Avanti così.